Nove servizi quindi per questa ultima puntata del mese di novembre. Parleremo di calcio, nuoto, calcetto e pugilato. Per quanto riguarda il calcio, i servizi su tutte e quattro le squadre che per voi seguiamo ormai da sempre. Parliamo del campionato di Serie D, l'Avezzano, e poi il campionato di eccellenza con Celano, Paterno e Capistrello. Poi parleremo di nuoto e di calcio, ma in maniera particolare, nel senso che la Mazzica Calcio ha organizzato una settimana di convegni di informazioni destinate soprattutto ai genitori. E poi sarà la volta del calcetto con i servizi sulla futsal e sullo Sport Center. Infine parleremo anche di pugilato perché c'è un ragazzo marsicano che si sta avvicinando pian piano al titolo nazionale. Quindi il calcio della Serie D, l'Avezzano che vince al 95esimo, proprio all'ultimo secondo, un calcio di punizione, un colpo di testa di Pollino e la squadra ritrova la vittoria ed anche un po' di tranquillità. E allora vediamo i risultati. Innanzitutto incominciamo con il campionato di Serie D, il girone F si è giocato alla 14esima giornata. Vediamo il quadro completo. Avezzano batte Isernia 2-1, a Castelfidardo Fano batte Castelfidardo 2-0, rinviata al 9 dicembre la partita fra Chieti e Montegranaro, a Campobasso Matelica batte Campobasso 2-1, Fermana Giulianova 2-2, Monticelli Vispesaro 1-1, Agnonese Jesina 1-0, San Nicolò Amiternina 1-1, San Benedettese Recanatese 1-1. La classifica in testa la San Benedettese con 32 punti, Fano 25, Matelica 24, San Nicolò Tordino 23, Montegranaro 21, Monticelli 20, Avezzano e Isernia 19, Chieti e Jesina 18, Castelfidardo 17, Fermana e Agnonese 16, Campobasso 15, Recanatese e Vispesaro 14, all'ultimo posto Amiternina e Giulianova con 12 punti. Passiamo al campionato di eccellenza, anche qui 14esima giornata, Alba Adriatica Capistrello 1-1, a Celano Torrese batte Celano 1-0, Miglianico Francavilla 2-1, Montorio Cupello 1-1, Pineto Martinsicuro 2-0, a Città Sant'Angelo Vastese batte Angolana 1-0, a San Salvo Morrodoro batte San Salvo 3-0, a San Buceto Paterno batte San Buceto 2-0 e infine Val di Sangro batte Montesilvano 3-0. Classifica continua la lotta in testa fra Paterno e Vastese, Appaiate a quota 32, Martinsicuro e Pineto 27, Morrodoro 26, Miglianico 22, San Salvo 21, Capistrello Alba Adriatica 17, Montorio, Angolana, San Buceto e Val di Sangro 16, Cupello e Torrese 14, Celano e Francavilla 10, Montesilvano ultimo con 7 punti. Iniziamo con la serie dei servizi, abbiamo detto l'Avezzano che vince al 95esimo, un calcio di punizione, un colpo di testa del giovane Pollino e l'Avezzano ritrova tranquillità, 3 punti in classifica e tutto questo in attesa delle novità riguardanti appunto la nuova campagna acquisti. Intanto vi possiamo dire che il primo acquisto sicuro si chiama De Santis, Gianluca De Santis, è un esterno attaccante della Torrese, squadra di eccellenza, che era già nel mirino dei dirigenti bianchi. Verdi, ma ci saranno anche altre novità nel corso della settimana. Intanto vediamoci il servizio. Vincere come ha fatto oggi l'Avezzano, qualcuno dice che sia più bello, ma andando avanti di questo passo, perché non è la prima volta, va a finire che qualche tifoso ci rimetterà le penne, perché emozioni così forti a volte lasciano veramente il segno. Lucarelli è squalificato e in panchina va il suo vice, Gallese. L'organico dell'Avezzano non è più quello del mese di settembre e di conseguenza neppure le giocate sono più belle e ariose come nell'ultimo mese d'estate. I tifosi sanno benissimo che i marsicani hanno perso pedine fondamentali lungo il cammino, ma il campionato non può aspettare e in casa biancoverde si fanno alchimie per trovare la soluzione migliore. Contro l'Isernia è importante non perdere perché un nuovo passo falso potrebbe aprire una pericolosissima crisi. Nel centrocampo dell'Avezzano c'è il giovanissimo Persia che in più di una circostanza mostrerà i limiti dei suoi 18 anni, ma anche la fortuna non sembra girare dalla parte degli abruzzesi che alla prima occasione passano in svantaggio. È il nono minuto quando Fontana lascia partire un tiraccio senza pretese da almeno 40 metri. Davino è sulla traiettoria ma Tabacco ci mette un piede e devia involontariamente alle spalle del proprio numero uno. Gelo sugli spalti e tifosi che già immaginano un nuovo pomeriggio di sofferenza. La pressione dell'Isernia è costante e sul pallone arrivano quasi sempre per primi gli ospiti che minacciano ancora la porta di casa con Cantoro al 24esimo su calcio piazzato.
Passano 3 minuti e Davino deve intervenire nuovamente per bloccare a centroporta una conclusione di Scimò. Si sveglia dal torpore l'Avezzano che alla mezz'ora porta Felli al cross dalla linea di fondo. In area ospite si crea un pericolo che poi viene risolto in angolo dai difensori biancocelesti. Sulla successiva battuta dalla bandierina del corner, Bittaglie prova a colpire di testa ma la palla è troppo alta per le sue possibilità. Altri 3 minuti ed ecco arrivare il pareggio. C'è un calcio di punizione che Bisegna mette lungo in area per Di Genova in posizione abbastanza defilata. Palla di nuovo in mezzo per la corrente Felli che si inserisce di prepotenza e spedisce in fondo al sacco. Adesso l'Avezzano recupera un po' di coraggio e al 44esimo un sinistro di Bisegna dai 25 metri finisce al lato non di molto. E prima del fischio conclusivo della prima frazione, sugli sviluppi di un angolo, Persia prova a farsi perdonare gli errori precedenti, spedendo il pallone non lontano dalla porta di Maggi. Il pareggio potrebbe anche star bene ai biancoverdi, considerando i problemi di organico che ci sono, ma la mentalità è ormai quella di una squadra che va sempre alla ricerca della vittoria e il secondo tempo è quasi interamente di marca locale. Al settimo, su azione di contropiede, Bittaglie vola sulla sinistra, spalla a spalla con Sabatino e in aria finisce a terra per l'intervento del difensore. L'arbitro osserva e lascia proseguire tra le vibranti proteste di giocatori e pubblico. Al 15esimo, Davino sta per combinarla grossa perché intercetta un pallone e tenendolo tra le mani attraversa tutta l'area e va a superare la linea di demarcazione dei 16 metri, inducendo l'arbitro a concedere un pericoloso calcio di punizione che per fortuna dell'Avezzano si risolve con una parata dello stesso portiere e poi col successivo corner in favore dell'Isernia. Molisani che calano sia mentalmente che fisicamente e pian piano l'Avezzano prende il sopravvento. Al 37esimo un lancio in verticale pesca Bisegna in posizione corretta. Michele potrebbe tirare ma perde l'attimo buono e un difensore ci mette una pezza con modi spicci che fanno arrabbiare un po' tutti. 40esimo, ennesimo calcio piazzato di Bisegna e palla che prima va a colpire la traversa di Maggi e poi viene messa in corner per evitare guai peggiori. E al 50esimo infine l'apoteosi, firmata proprio dall'ultimo arrivato. Uno col fisico minuto ma con tanta voglia di sfondare in questo difficile mondo del pallone che con la maglia dell'Avezzano ha già spedito di massimo alla Juventus. 50esimo dicevamo e Felli subisce un fallo. Sul pallone c'è come al solito Bisegna e la sua traiettoria è perfetta per la testa di Pollino che salta come un grillo e va su un paio di spanne più degli altri. Maggi è battuto e lo stadio di Marzi per poco non viene giù. La corsa pazza del ragazzino in mezzo al campo è forse la cosa più bella di questa strana partita che l'Avezzano prima ha rischiato di perdere e poi invece ha vinto. E dalla prossima settimana ci sono novità in arrivo. L'ultima nota la lasciamo per l'arbitro, a nostro giudizio assolutamente insufficiente. Lucarelli è squalificato, si presenta in sala stampa Antonello Gallese che ha vissuto la partita in panchina. Gli ultimi secondi ce li devi raccontare. Guardi, ce l'abbiamo messa tutta perché c'è stata una spinta incredibile dalla panchina, dal pubblico, dalla squadra intera. Abbiamo finito la partita con 5 attaccanti in campo e il fatto che proprio nell'ultimo calcio d'angolo, nell'ultima punizione da dove abbiamo fatto gol, nonostante stavamo pareggiando e quindi potevamo tenerci bene il pareggio in questo momento diciamo di difficoltà, anche il portiere è andato a saltare, quindi è proprio stata evidente la voglia di vincere. Quella palla, ringraziamo Pollino per il gol, ma l'abbiamo buttata dentro tutti quanti, il pubblico, la panchina, la squadra, il presidente e tutta la società. Senti, l'inizio è stato veramente da far tremare i polsi, un errore appresso all'altro, che cosa era successo all'inizio della partita? Niente, io credo che in questo momento diciamo i risultati non ci aiutano, anche se poi in alcune di queste partite che sono andate male la prestazione è stata sempre positiva e quindi può capitare che noi avendo una squadra molto giovane a volte sbagliando il passaggio oppure a volte non riesce ciò che proviamo possiamo andare un po' in sfiducia. Poi diciamo che il gol che abbiamo preso oggi ci ha tagliato le gambe in questo senso, nel senso un tiro da lontano senza alcuna velleità ha preso una deviazione del nostro difensore davanti al portiere e l'ha spiazzato e quindi quello in quel momento diciamo in un momento di difficoltà può farci dire ma allora ci va tutto male, invece ci siamo tranquillizzati, ci siamo ricompattati nello spogliatoio dopo il gol del pareggio e quindi l'abbiamo spinta tutti insieme, una vittoria sicuramente meritata. Ed eccolo qui il risolutore della partita, Filippo Pollino, 18-17, quanti? 18 anni. Allora, quel colpo di testa ce lo devi raccontare perché abbiamo visto svettare uno che tutto sommato non è 2 metri alto, almeno 1 metro sopra gli altri, quei pochi secondi.
Beh, ho visto la palla che partiva dal piede di Bisegna. Sono stato in terzo tempo, sono provato ad andare a cercare di prendere la palla, ma all'improvviso non ci credevo più. Poi ho visto che la palla attraversava tutta l'aria e sono riuscito a soffiare di testa. Che si prova in quei momenti? È un momento di gioia perché dopo un momento come questo, che era difficile, dove tutti ci stavano un po' contro e ci fa cioè, dopo un po' di partite che stavamo anche perdendo, ci ha fatto un po' riprendere anche il morale con la squadra, con tutti. Gli abbracci sono stati più gli abbracci o gli scapaccioni che ti hanno dato i compagni poi? Entrambe, perché di schiaffi ce ne sono stati tanti, eh. Senti, tu sei l'ultimo arrivato per approdare dove? Forse a Pezzana è solo una tappa di passaggio? Beh, per adesso sto qua, voglio fare bene qua e poi dopo, tramite la mia procuratrice Cristina Russo, proveremo ad andare magari in club, altri club. Però per adesso penso Senti, ti hanno ammonito, ma te ne importa quanto? zero proprio zero. In questo momento proprio, potevo togliermi anche i pantaloncini, non mi interessava proprio. E chiudiamo col presidente Paris, una sofferenza dal primo al 90° minuto, soprattutto nel primo tempo, poi la gioia del 95°. Ecco, una partita diciamo strana, giocata non bene nel primo tempo, ma nel secondo tempo con la forza, con la voglia di arrivare, il risultato c'è stato. Beh sì, quando parlo di voglia di vincere, di determinazione, di attaccamento alla maglia, oggi abbiamo avuto la dimostrazione. Una squadra che, nonostante qualche prestazione sottotono di qualcuno, è riuscita lo stesso a portare a casa i 3 punti e questo dimostra che abbiamo un collettivo di qualità, un collettivo che sì, ha bisogno di qualche rinforzo, ma l'ossatura della rosa, come lo dicevo ad agosto, dopo che avevamo splendidamente affrontato squadre di Serie B e Lega Pro, sono convinto che è rimasta la stessa, anzi, a lungo andare dimostrerà che l'Avezzano Calcio c'è e che mi auguro riesca a confermare quello che ho previsto dall'inizio del campionato, che riusciremo a entrare nei playoff. È arrivato anche il tecnico dell'Isernia, De Bellis. Perdere al 94° fa male, ma fa male anche poi quel confronto con la tifoseria. Sinceramente non è stato un bel quadretto. Vabbè, parliamo però di una parte di non proprio dei nostri tifosi più accaniti, insomma, che ci stanno sostenendo da inizio alla fine, e poi non è stata una vera e propria contestazione, diciamo uno scambio di opinioni tra i tifosi che ci seguono comunque continuamente e un gruppo di calciatori. Come fa male per noi perdere la 94esima, anche i tifosi, insomma, rimangono scottati dalla sconfitta, benché anche in questi momenti bisogna essere lucidi e attenti. Ecco, avete iniziato benissimo, al di là del gol un po' rocambolesco al vostro attivo, avete iniziato benissimo, poi c'è stata una flessione, un calo quasi sia fisico che mentale. Sì, è vero, abbiamo fatto una mezz'ora, penso qualitativamente importante, però e lì forse abbiamo peccato nel non aver cercato anche il secondo gol e probabilmente avrebbe in questo momento parlato di un altro risultato. Poi siamo un po' calati, forse anche la fatica di mercoledì in Coppa Italia, perché insomma veniamo da una partita dura a Manfredonia, più o meno sempre con gli stessi uomini, probabilmente qualcosa abbiamo lasciato lì mercoledì. Per cui niente, dispiace perché poi alla fine, nonostante il piccolissimo calo, insomma, hanno trovato un gol su un ennesimo calcio piazzato e fino a quel momento, per quanto l'Avezzano è stata abbastanza insomma, incisiva e ha messo intensità, non aveva preoccupato più di tanto il nostro portiere, anzi noi sull'uno pari abbiamo avuto una clamorosa palla gol con prima con Ruggeri e poi con Scimo e anche lì insomma, ci mangiamo le mani, ecco, per tornare Isernia senza punti. E passiamo al campionato di eccellenza, una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La vittoria è quella del Paterno, il pareggio del Capistrello, la sconfitta del Celano. Vediamo tutti e tre i servizi insieme. Presenza delle vecchie glorie del San Buceto anni 60, Guido Cacciagrano, Maselli Patanè, Venieri, Sinibaldi, Lupese, Artipoli, Di Girolamo, Ridolfi e in più un certo Federico Bozzolan, che oltre ad essere stata una vecchia gloria del San Buceto degli anni 60, successivamente dal 1995 ha ricoperto per un decennio la carica di presidente della Folgore San Buceto, ora San Buceto Calcio. Oggi affronta la capolista indiscussa del torneo, ovvero il Paterno, in coabitazione con l'Avastese.
la squadra del trainer Iodice vince senza fare fuochi pirotecnici, esprimendo un gioco molto concreto, badando soprattutto al sodo. E poi in difesa, tra le altre cose, si sbaglia poco, con un pacchetto arretrato dotato di grande fisicità, peculiarità vincente. Lo 0-2 odierno, l'ennesima conferma. Nel San Buceto manca Battista, squalificato, si nota naturalmente la sua assenza. La squadra viola, come si dice, ci mette anima e cuore, gioca con gli anfibi, il Paterno in pantofole e vince. Fischia Mulas di Nuoro, highlights di Vincenzo Guidotti. Il primo acuto al settimo minuto con Carosone, bravo De Torre. Ventesimo, Albertazzi al tiro, De Torre fa dimenticare un po' a tutti al CEO Palena. Scontro aereo tra Carosone e Silvaggi, per fortuna nulla di grave. Dopo un inizio in surplus, il Paterno decide di segnare. Al 28esimo, con estrema facilità, con Gabrieli, una sorta di Barcellona in salsa abruzzese. 0-1. La risposta dei viola c'è. Al 39esimo, Ciampoli, passaggio per Petito, fuori. Il ruggito della tigre con Finarelli. Esecuzione rapida e precisa, ma in porta, guarda caso, c'è un certo Di Girolamo. Finisce qui il primo tempo. Nella ripresa il Paterno innesca l'overdrive. Iodice ordina più incisività, bisogna subito chiudere l'incontro, e così è stato. Siamo al settimo minuto, lungo e preciso il rinvio dell'estremo marsicano, raccoglie Micciche, scarico per Carosone ed è gol. 0-2. Rivediamo il tutto in slow motion. 41esimo, Pendenza, appena entrato, subito in evidenza, De Torre è attento. La gara chiude i suoi battenti al 48esimo, instant movie di Micciche. Silvaggi manda in corner, ma non c'è più tempo. San Buceto 0, Paterno 2, after match con i due tecnici. Gennaro Grillo, il Paterno che vince così, 0-2 senza strafare, nulla togliere alla prestazione del San Buceto che, nonostante nel corso della gara abbia perso anche Finarelli per infortunio, mancava anche Battista e così via dicendo, insomma la strada è questa. Lasciamo da parte la sconfitta di oggi. Sì, noi venivamo da un buon periodo, stavamo facendo bene, oggi eravamo molto molto rimaneggiati. Mancava Brioschi, mancava Battista a centrocampo, Di Martile qualche settimana che non è più con noi, e avevamo diversi problemi di organico, vale a dire abbiamo finito con 5 fuori quota alla fine, perché le sostituzioni in banchina avevano tutti fuori quota, si è fatto male Matteo Rossi, Finarelli. I ragazzi hanno fatto massimo contro una squadra forte, non abbiamo, secondo me, demeritato, abbiamo fatto la nostra onesta partita, loro in due occasioni sono riusciti a fare gol, noi in qualche mezza occasione forse potevamo riaprirla, però il risultato è giusto, il risultato loro hanno vinto meritatamente, è stata una partita, loro l'hanno gestita bene, anche con dei cambi all'altezza dalla panchina, diciamo. Fabio Iodice, dunque, in questa 14ª giornata del campionato regionale di eccellenza, che campionato? Continua il duello a distanza. Sì, sembra di sì, anche se secondo me ci stanno altre squadre pure dietro, mo non so i risultati delle altre squadre, però credo che ancora il campionato non sia Vastese e Paterno, credo che ci sia ancora Pineto, Martin Sicuro, San Salvo, quindi credo che ancora sia presto a dire se è Vastese e Paterno per il campionato. Il Paterno che oggi, senza strafare, vince. E come vince? Ma credo che oggi la partita l'abbiamo vista tutti, credo che Paterno oggi abbia meritato il largo e il lungo la partita, non ha rischiato niente, ha creato 7-8 palle gol, credo, quindi credo che per la partita di oggi credo che non ci sia dubbi sul risultato e sulla prestazione. Sfida tra due squadre che navigano nel bel mezzo della classifica, appaiate a 16 punti, quella che va in scena Luca Vallese di Alba Adriatica, fra Alba Adriatica e Capistrello. I padroni di casa di mister Di Serafino 7 giorni fa
sono usciti sconfitti meritatamente probabilmente dal campo di Paterno. Gli ospiti sono in un ottimo momento di salute, tre risultati utili consecutivi per la squadra di mister Torti. Capistrello che si rende pericolosissimo già dal 12° minuto con una bella azione manovrata da Morelli di Gaetano e conclusa sciupata da buona posizione da De Meis. Primo tempo che scivola via con pochissime occasioni da gol. Alla mezz'ora Mauti mette al centro per Lepre, ben anticipato da Arietti. Alba Adriatica prova a scuotersi nei primi minuti della ripresa dopo un primo tempo avarissimo di emozioni, ma è ancora il Capistrello ad andare vicino al gol con un colpo di testa pericolosissimo di Lepre che sfiora il palo alla sinistra di Petrini. Minuto 14, probabilmente ritardato di un attimo il passaggio di capocasa da Antonacci, vano quindi poi il gol di Scrivani che viene pescato in offside. Grande giocata di Di Nicola al 17° per Clementoni che ne fa fuori due, deposita con un gran gol la palla alle spalle di un incolpevole Croce. 1-0 Alba Adriatica, gara sbloccata dal quarto gol stagionale di Andrea Clementoni. Alba sembra galvanizzata, qui ci prova dalla distanza Di Nicola, ma il Capistrello non molla. Qui neo entrato al 26esimo, Dema ci prova con una giocata aerea, attento qualche minuto più tardi in uscita bassa Petrini, prima di uscire l'ultimo affondo di Simone Antonacci, libera la grande la difesa granata che poi troverà il pari a 7 dal termine, quando Mauti, il centrocampista, scodella una grande palla in mezzo per l'altro neo entrato Franchi che di testa da due passi fredda un incolpevole Petrini. Rivediamo qui il gol che porta i conti in parità 1-1. Nei minuti finali ancora avanti, Capistrello vuole i tre punti, ha un'occasionissima al secondo di recupero, ancora Mauti che tira di sinistro sfiorando il palo alla destra di Petrini, finisce 1-1, andiamo negli spogliatoi. Eccoci con Andrea Clementoni, autore del gol che ha sbloccato la gara, centrocampista dell'Alba Adriatica. Andrea, allora analizziamo questa gara, ne è venuto anche oggi un pareggio interno che però vi, da un lato vi lascia con qualche amaro in bocca perché il pareggio aveva arrivato proprio nei minuti finali del Capistrello che comunque ha fatto un'ottima gara. Beh, sicuramente dispiace perché si era incanalata bene la partita sul a favore nostro, insomma, poi peccato per quell'azione perché comunque abbiamo lasciato troppo spazio e ci è mancata un po' la voglia di vincere che in questo momento è forse quello che ci sta penalizzando più di ogni altra cosa. Noi facciamo buone partite, però poi alla fine per una squadra come la nostra che si deve salvare queste sono partite troppo, troppo importanti da vincere e da portare tre punti a casa. Per quanto riguarda le mie prestazioni, diciamo che è un'annata che sta andando bene, ci sto mettendo tanto impegno, magari sono un po' più fortunato a farmi trovare al posto giusto nel momento giusto, però penso che non sia importante quanti gol possa fare io, ma sia importante che alla fine dell'anno, insomma, l'Alba Adriatica possa salvarsi e in maniera anche tranquilla, insomma. Siamo con il mister del Capistrello Antonio Torti. Mister, un pareggio qui ad Alba Adriatica, non so come lo ha accolto, se più positivamente oppure con dei rammarichi, visto il grande, grande slancio finale della sua squadra che ne aveva di più. Sì, beh, per quello che si è visto in campo, diciamo, il pareggio potrebbe anche stare bene, però penso che la mia squadra abbia fatto qualcosa in più rispetto all'Alba. D'altronde, se andiamo a vedere e analizzare la partita, loro ci hanno fatto solo quel tiro in porta, è stato bravo Clementoni a inventarsi quella giocata, per il resto abbiamo avuto qualche occasione più importante noi, però dobbiamo prendere quello che c'è dal campo. Siamo contenti perché abbiamo fatto una buonissima partita a coperta di una buonissima squadra che gioca un buon calcio, che ha degli elementi giovani validi, per cui siamo contenti, dobbiamo continuare su questa falsa riga. Non è certo un big match quello odierno al Piccone, eppure può pesare sull'economia dell'intera stagione. Uno scontro salvezza di quelli estremamente tattici, in una giornata fredda e davanti ad un pubblico non proprio numeroso, partorisce un abominio calcistico nel primo tempo. Quella che vado a mostrarvi al 41esimo è l'unica azione degna di questo nome. Poche parole per Lolli, che si incunea in area ma calcia in maniera approssimativa favorendo l'intervento di Fanti. E la ripresa?
23esimo, Ippoliti si sgancia e conclude. Spinelli è quasi stupito nel vedere il pallone e fatica a riconoscerlo, ma para. Due giri di lancetta e rischiamo di viziarvi con Di Virgilio che prova a scuotersi senza particolare costrutto. Un fuoco di paglia mentre noi torniamo ad assopirci, almeno sino al 35esimo, quando Falasca sibila il palo e poi viene sostituito. È occasione vera finalmente al 40esimo per il Celano con Mercogliano che fa gridare al gol con un diagonale leggermente impreciso. Tracce di vita al piccone, ma è troppo tardi per scrollarsi di dosso la grande bruttezza. Per la Torrese però sta per maturare una colossale consolazione. Confusione in un'area sguarnita e fortunoso assist che raggiunge il neoentrato Kroger. Botta e rete sono una cosa sola. 1-0 ospite e Celano nel baratro. In chiusura poi De Santis chiama Fanti all'impegnativa risposta che poco sposta nell'economia del match ma che certifica la crisi pesante dei marsigani. Urge pesante ritocco sul mercato. Dopo partita con Emilio Carmignani, direttore sportivo del Celano. Emilio, tira una brutta aria oggi. Sì, il risultato era molto importante oggi. Dovevamo fare 3 punti a tutti i costi, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta, un po' per sfortuna, un po' per demeriti sicuramente nostri. Non siamo riusciti a raggiungere questo risultato che era veramente fondamentale per noi. Emilio, è stata una partita di rara bruttezza. Sì, una partita fondamentalmente tra due squadre che stanno lottando per non retrocedere, quindi i punti valgono doppio secondo me. E di conseguenza avevamo tutte e due paura di perdere, pochissime occasioni da gol, poi a un minuto dalla fine questa giocata loro, chiamiamola così, è nato il gol, bravi loro comunque a crederci fino alla fine. È una classica partita da 0-0, insomma si vince anche dalle due parole, ma pareggiando in casa e perdendo fuori, dove si arriva? Con questo ruolino penso da nessuna parte. Bisogna sicuramente dare una svolta. Sapevamo tutto ciò di fare questo tipo di campionato, perché ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, penso sia Celano una delle squadre più giovani d'Italia. Giochiamo con 7-8 fuori quota ogni domenica e sapevamo che comunque i risultati potevano essere altalenanti. Ci aspettavamo qualcosina in più. Secondo la mia modesta previsione, se avevamo 4-5 punti in più stavamo facendo il nostro campionato, il nostro percorso, perché questa è la forza della squadra. Purtroppo poi i risultati, un po' per sfortuna, non sono andati a nostro favore e ci troviamo purtroppo in una situazione che i ragazzi non meritano soprattutto. E indubbiamente, ma c'è la necessità di scuotere l'ambiente, magari in sede di mercato, riuscirete a trovare qualcosa? Spero di sì, in settimana sicuramente parleremo con la società ci tiene molto perché il paese risponde sempre presente, anche oggi c'era parecchia gente a vedere la partita a differenza di tante altre, quindi c'è stata questa vicinanza alla squadra che ha fatto piacere, purtroppo non siamo riusciti a regalargli una vittoria che anche loro meritavano. Ci vedremo in settimana, ci compatteremo sempre di più e faremo delle scelte opportune per il futuro più roseo di questa società. Emilio, noi ti ringraziamo perché ci metti sempre la faccia, ma è ovvio, oltre a notare le presenze notiamo anche le assenze, ma Fidanza è a rischio. Non voglio rispondere a questa domanda, concedimelo. Però è già una risposta. No, io voglio prima parlare con la società di tutto, di tante cose, dobbiamo metterci a tavolino e parlare di tutto. Purtroppo in questa condizione dobbiamo rimetterci tutti in gioco, mi sembra corretto che sia così, e quindi prima di rispondere a questa domanda voglio parlare seduti a quattro occhi con la società, mi sembra la cosa più corretta e saggia da fare. Mister Fani, bentornato a casa. Grazie, grazie tanto. A distanza di molti anni di nuovo a Celano, che Celano ha trovato, che ambiente ha trovato? Beh, intanto ho trovato la foto di Fabio vicino allo spogliatoio che mi ha fatto veramente male, perché purtroppo è stata una perdita grandissima. Ho trovato un Celano motivato che ha giocato secondo me un'ottima partita come l'ha giocata la Torrese. Noi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna in più che nel calcio a volte fa la differenza,
credo che le squadre sono equivalse in tutte le zone del campo, abbiano lottato su ogni pallone, abbiano gettato il cuore oltre l'ostacolo, quindi avrebbero meritato tutte e due, abbiamo vinto noi, credo senza rubare nulla, anche se il Celano ha fatto tutto quello che poteva fare. Non è stata una partita spettacolare, molto tattica. Sicuramente, sicuramente. D'altra parte la classifica dei giocatori, la classifica delle squadre, insomma, dimostra che queste due squadre hanno dei problemi, quindi noi abbiamo interpretato la partita come volevamo, lasciando pochi spazi al Celano, cercando insomma di provare a giocare. Insomma, il campo era pesante, non era semplice, però credo che le squadre, considerando tutto, hanno fatto tutto quello che potevano. Qual è la malattia della Torrese quest'anno? Ma malattie sono certamente i risultati, come tutte le squadre, quindi noi cerchiamo di recuperare sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto del sacrificio. Oggi ho visto tanto sacrificio, tanta voglia di far bene, quindi la partenza è giusta. Adesso lavoreremo in settimana per cercare di capire quali sono gli accorgimenti tecnici e tattici per migliorare. Mister, sia sincero, chi vede peggio là dietro? Ma guarda, io adesso ho cominciato da due giorni, quindi non è semplice, non ho visto tutte le squadre, ho visto qualche squadra ma non tutte. E, insomma, io dico, dopo 14 partite le squadre che sono in difficoltà stanno là sotto. E non so chi può riuscire fuori e chi può essere risucchiata, diciamo, in quelle zone. Credo che sia un campionato molto equilibrato, a parte le due o tre davanti, insomma le altre sono tutte quante, si può vincere e perdere con tutti. A livello di qualità della categoria, come ha trovato questa eccellenza? Siamo abbastanza giù? Certamente, le categorie sono tutte scese negli anni, ovviamente, per diverse motivazioni che non stiamo qui ad elencare. Però certamente c'è meno qualità, ci sono meno giocatori e quindi a volte si fa di necessità virtù, si cerca di arrampicarsi, come si dice, insomma. D'altra parte, voglio dire, anche la Serie D è di poca qualità, quindi lavoriamo sul materiale che abbiamo. Io sono contento per aver trovato, insomma, una società seria, un gruppo di ragazzi che sono messi subito a disposizione, quindi questi sono i presupposti per lavorare bene per un allenatore. L'obiettivo? L'obiettivo è risalire. Cambiamo argomento, parliamo adesso di nuoto. Al Pinguino hanno organizzato dei corsi per i diversamente abili, veramente un'opera meritoria da parte di questo splendido gruppo. E poi spazio agli amici della Marsica Calcio, che hanno organizzato una settimana di informazione riservata, destinata ai genitori e anche di riflesso ai ragazzi. Noi intanto vi presentiamo oggi il convegno sulla alimentazione. Domenica prossima vi parleremo di tante altre cose. Vediamo insieme questi due servizi. La Pinguino non è soltanto nuoto agonistico o nuoto per divertimento, è anche qualcos'altro. Oggi vi proponiamo un argomento che non abbiamo mai trattato in precedenza, perché neanche il cronista sa come introdurlo. Comunque abbiamo Nazareno Di Matteo e Anna Maria Anselmi, che è una psicologa e psicoterapeuta, poi ci spiegherà lei nel dettaglio di che cosa si occupa. Allora, Nazareno, oggi vogliamo parlare di un'opera meritoria. Io voglio dire così, che la Pinguino svolge già da diverso tempo. Dicci tu di che cosa si tratta. Ma noi da parecchio tempo abbiamo operato nel settore, diciamo, dei diversamente abili, però abbiamo operato con un nostro progetto. Infatti Anna Maria poi in maniera più specifica vi dirà in che cosa consiste proprio nei dettagli, però noi negli anni abbiamo fatto un'operazione che secondo me anche a livello nazionale non ha eguali, forse, mi permetto di dirlo, e cioè noi abbiamo trattato i diversamente abili alla stessa maniera dei normodotati. Quindi abbiamo inserito nei gruppi normodotati bambini che avevano dei problemi. Poi l'acqua è una livella, quindi io sfido chiunque a dimostrare in acqua chi è che ha il problema, l'handicap oppure no. Quindi abbiamo visto dei risultati incredibili, un'integrazione che grazie anche al lavoro, diciamo, preparatorio della psicologa, perché così voglio definirla,
permette di inserire nei gruppi bambini che altrimenti sarebbero stati relegati in situazioni, diciamo, di ghetto, come succede spesso in quasi tutte le attività. Quindi noi, pur essendo un'attività privata, abbiamo supplito a quello che è oggi una mancanza a livello sia normativo e sia dal punto di vista pubblico, perché alcune volte l'abbiamo fatto noi direttamente, ma spesso sono i genitori che si fanno carico di questo, sapendo che ci sono situazioni che magari permettono di fare con soldi pubblici qualcosa che magari non ha lo stesso beneficio. Beh, insomma, stavolta andiamo sul pesante o sul difficile, non lo so, Nazareno, comunque rimani. Anna Maria, un gruppo di bambini, mi dirai fra poco quanti ne sono, quanti maschietti, quante femminucce e in che cosa consiste il tuo lavoro? Dunque, io da 7 anni svolgo ormai in questo impianto terapia multisistemica in acqua. Io sono una psicologa esperta in analisi del comportamento e appunto esperta anche in terapia multisistemica in acqua. Questo è un intervento terapeutico che si rivolge a bambini con disturbi del comportamento, della relazione, bambini autistici, bambini con ritardo psicomotorio grave o meno grave, comunque bambini che altrimenti non potrebbero in modo diciamo naturale inserirsi in un contesto socialmente aggregato. La terapia multisistemica in acqua ha come obiettivo sicuramente quello di gestire e modificare positivamente queste compromissioni nelle varie aree di difficoltà che la patologia riporta. E l'obiettivo più importante della terapia multisistemica è proprio quello di integrare e far interagire il bambino in un contesto socialmente favorevole. L'acqua è un veicolo fondamentale che ci aiuta tantissimo. Noi utilizziamo l'acqua come strumento terapeutico per arrivare poi a un'interazione funzionale positiva. E tutte quelle compromissioni che la patologia compromette sarebbero dei grossi limiti per il bambino disabile. Parliamo del bambino autistico, parliamo del bambino con una patologia genetica rara, una minoranza a livello relazionale. La terapia multisistemica riesce a migliorare tutte queste aree grazie all'acqua e a far interagire il bambino con i gruppi in maniera del tutto positiva. Il tuo rapporto con i genitori e come i genitori accettano questo stato dei loro bambini e il vostro intervento qui nella piscina? Allora, i genitori si rivolgono inizialmente a me e hanno sempre sicuramente uno stato anche psicologico molto provato, perché comunque un bambino diversamente abile è un carico emotivo familiare non indifferente. Ma ho la presunzione di dire che dopo qualche intervento il bambino migliora, ma questo, ripeto, l'acqua ci aiuta tanto in questo, perché comunque è un ambiente ludico, quindi il bambino stesso non ha il peso ospedaliero, no? Quindi in acqua siamo quasi tutti uguali, siamo alla stessa altezza, anche a livello sistemico relazionale incentiva, e quindi i risultati si vedono da qualche terapia, già iniziano a vedersi, e quindi il genitore automaticamente è invogliato a portarlo e il bambino migliora giorno per giorno. E poi lavorare, fare una terapia all'interno di un contesto sociale sicuramente motiva il bambino e il genitore stesso. Quante lezioni a settimana? Noi iniziamo con un intervento a settimana e ci sono bambini che adesso fanno anche 3-4 interventi a settimana. E notate miglioramenti immediati? Notiamo miglioramenti, abbiamo un continuo feedback con i neuropsichiatri di riferimento che hanno diagnosticato la patologia, e i neuropsichiatri sono gli stessi che incentivano il genitore a continuare il trattamento. E la risposta poi lo dà alla fase finale della terapia, che è l'integrazione sociale. Il bambino piano piano viene accompagnato dopo aver raggiunto un'autonomia, una gestione dell'emozione, del comportamento e della relazione, viene accompagnato all'interno di un gruppo di scuola nuoto. E il successo è quello che poi piano piano il terapista si sottrae sempre di più e il bambino vive la sua, il suo ambiente sportivo come tutti gli altri. Grazie Anna Maria, abbiamo trattato un argomento importantissimo, forse non l'abbiamo mai fatto con voi della Pinguino Nazareno. Vorrei approfittare della tua presenza per passare di palo in frasca, come si dice. Allora, problema piscina comunale, so che ti interessa politicamente da sempre, 2 anni senza convenzione.
il Comune fa un po' come gli pare, ma non è una novità, non lo fa soltanto in questo settore, lo fa in tanti altri settori e noi purtroppo spesso ci troviamo parte in causa, ma sempre dalla parte sbagliata. Allora, piscina comunale, se ne viene a capo, in che modo e quando? Ma questo è un argomento, come tu ben sai, la piscina comunale, il centro federale è stato, diciamo, merito mio se Avezzano oggi ha un centro federale. Io mi auguro che questo centro federale rimanga, perché comunque è un fiore all'occhiello per la città, però devono avere le garanzie che normalmente qualsiasi impianto ha, altrimenti diventa una concorrenza sleale e questo non va bene per chi in questa città opera da anni e fa tanti sacrifici e fa anche tanti investimenti. Quindi ritengo che un centro federale, ricordo a me stesso e anche ad alcuni amministratori attuali, che il centro federale Avezzano era il secondo in Italia, quindi veramente da salvaguardare. Se invece ritengono che questo non debba accadere, però devono assumere delle iniziative che portino la piscina comunale ad avere un gestore. Dici Marsica Calcio e pensi subito al complesso di campi sportivi, campetti, piscine e quant'altro, ma Marsica Calcio non è soltanto posto per disputare partite, è anche informazione. E questa volta i nostri amici hanno pensato veramente qualcosa di grande, ma soprattutto di istruttivo, perché per un'intera settimana si parla di informazione, si va dal nutrizionismo alla cardiologia, allo stress, a tante altre cose. Siamo con il presidente Roberto Panelli, dicevo, una settimana intera dedicata soprattutto a questo punto ai genitori, o no? Ma diciamo che è dedicata un po' tutta, a tutti, scusate, anche agli addetti ai lavori, no? Allenatori, preparatori, accompagnatori. È una settimana che parte con la nutrizione e la salute dello sportivo, per poi andare a trattare anche temi come alcol, droghe, che sono traumi, grossi traumi per lo sportivo, e per finire chiudiamo con diciamo l'informazione sull'aspetto cardiologico e sull'uso anche del defibrillatore, che insomma è un apparecchio che ormai comincia ad essere obbligatorio averlo su ogni campo di calcio. E tutto questo, in tutti questi giorni sono sempre esperti che trattano questi temi? Sì, abbiamo dei relatori che sono tutti insomma dottori, professori. Cominceremo con il dottor Orlandi, professore alla cattedra di Tor Vergata, a chiudere con il dottor Stefano Guarracini, che è già noto qua nella Marsica, insomma non lo scopro io. Gianluca Maillaro è il direttore generale di questa famiglia, perché tutto sommato Marsica Calcio è una famiglia però che ci tiene ai propri figli. Gianluca, un'informazione per tanti genitori: se dovessi scegliere tu un tema di questi sei giorni, quale è secondo te il più importante? Sicuramente quello della cardiologia con il dottor Stefano Guarracini, e poi sicuramente anche ci sta il discorso della nutrizione col dottor Carmine Orlandi, ma nulla a togliere a tutti i test che faremo psicologici col dottor Di Salvatore e il dottor Tibaldi. Quindi sono tutti fondamentali, e l'obiettivo è che ci sia una presenza assidua e una presenza massiccia da parte di tutti i ragazzi in primis, e poi anche da parte di tutti i genitori. Quindi alimentazione dei ragazzi, se ne parla tanto oggi, spesso i genitori nutrono troppo e male i loro figlioli. Ti capita qualche ragazzino che andrebbe nutrito in maniera diversa?
Sì, ce ne sono diversi, sia in entrambi i casi. C'è gente, ci sono ragazzi che dovrebbero, diciamo, curare meglio l'alimentazione per un discorso di peso, e altri ragazzi che sono sottopeso, che dovrebbero curare un'alimentazione a livello di proteine in modo diverso e quindi aumentare di peso. La cosa più brutta è vedere post allenamento il ragazzino con la Coca-Cola in mano e le patatine. Ecco, questo andrebbe evitato comunque sempre. Assolutamente sì, sempre. Però il genitore la pensa in maniera diversa. Esatto. Vai. E uno degli argomenti di questa settimana di informazione da parte della Marsica Calcio riguarda la nutrizione degli atleti. Atleti che possono essere ragazzini di 5-6 anni, ma anche ragazzi di 17, 18, 20 anni. Dottor Carmine Orlandi, lei ne sa più di tutti, è lei che deve relazionare questa sera i genitori. Che cosa dirà a questi genitori? Beh, che la nutrizione è uno degli aspetti che vanno ad integrarsi nel concetto di allenamento. L'esercizio fisico è un insieme di integrazioni, di situazioni che devono comporre poi quella che è l'aspetto fondamentale muscolare, ma soprattutto nell'insieme di tutte quelle componenti organiche che lavorano per l'esercizio fisico. Nello specifico, l'alimentazione ha la funzione essenziale di ottimizzare quello che è l'allenamento, cioè mi spiego meglio: se l'allenamento, quindi l'esercizio muscolare, viene condotto in condizioni di carenza energetica o nutrizionale, quell'allenamento diventa sostanzialmente inutile, cioè non c'è il miglioramento che ci si aspetta da quello che è l'allenamento. L'allenamento in sostanza è uno stimolo al muscolo perché questo reagendo sia in grado di rispondere alle sollecitazioni, che sarà nel momento della gara, nel momento più complicato, nel modo ottimale. L'alimentazione insieme al riposo fanno un insieme fondamentale che vanno a comporre il concetto di allenamento. Cosa devono mangiare? Quello che è importante, è chiaro che l'atleta si alimenti nel modo più opportuno. Qual è il modo più opportuno? Beh, insomma, questo è chiaramente troppo complicato rispondere in due parole. È chiaro che bisogna partire da un'analisi della situazione, quindi vedere se il ragazzo o l'atleta già ben formato, se parliamo di 19, 18, 19, 20 anni, comunque l'atleta in questione sia in una condizione in termini di rapporto fra massa magra e massa grassa ottimale, perché è chiaro che ci sono dei problemi di eccesso e dei problemi di difetto, quindi riportarlo innanzitutto in una buona condizione e poi stabilire quelli che sono dei momenti essenziali, perché uno degli aspetti fondamentali della scienza dell'alimentazione da applicare all'esercizio fisico non è soltanto il quanto, ma è soprattutto il quando. Cioè, qual è il momento migliore per recuperare quelle condizioni che sono state stressate dall'esercizio e dall'allenamento. Quindi nutrirsi in maniera adeguata, ma uguale per il bambino di 6 anni e così come per quello di 18? No, ci sono apporti nutritivi calorici diversi. Certo, sono sostanzialmente diversi, ma parliamo in questo caso di quantità, perché quello che è la struttura dell'alimentazione in sostanza è la stessa, e cioè il rispetto del momento, del quando, quello in sostanza è lo stesso. Fare una particolare attenzione al pasto pre-allenamento, perché molto spesso, e questo è un problema che io riscontro in moltissime scuole calcio, per ovvi motivi, insomma, perché è una questione di tempo, e cioè che i ragazzi molto spesso iniziano l'allenamento, per esempio, alle 15, quando escono da scuola alle 13.30 o in alcuni casi anche alle 14, e quindi dopo neanche un'ora c'è l'allenamento. Quindi questo è uno dei punti chiave, rispettare i momenti fisiologici della digestione, cioè non si può fare un allenamento un'ora dopo aver mangiato. Quindi questo è uno dei momenti sostanziali. Da un punto di vista quantitativo, per rispondere alla sua domanda, è chiaro che è molto diverso. È chiaro che bisogna rispettare quelle che sono le esigenze in termini non soltanto calorici, ma in termini anche di rispetto dei nutrienti fondamentali, carboidrati, proteine e grassi. E questi sono da contestualizzare, cioè da applicare all'individuo. Così come a parità di età è diversa la situazione di un soggetto alto 1,90 e che pesa 90 kg, così come dello stesso identica età, ma di uno che è alto 1,65 e ne pesa 50.
Per concludere, dottore, proviamo un po' a far cambiare mentalità a un genitore o a un ragazzino e dirgli no, le patatine no, la Coca-Cola no, l'aranciata no, insomma, oggi come oggi penso sia quasi impossibile. È una lotta titanica, devo dire che è una lotta veramente titanica. Non è un caso che sia stato definito cibo spazzatura, non è proprio un caso. E il cibo spazzatura affonda le origini nella notte dei tempi. Un saggio molto bello che ho letto recentemente parlava appunto della nascita del cibo spazzatura in occasione dell'amministrazione Nixon negli Stati Uniti fine anni 60, in cui dovette fronteggiare un'immigrazione ispanica che stava lì per morire di fame, e allora hanno inventato i cibi ad elevata densità calorica, poco contenuto, piccolo costo, elevata densità calorica. Purtroppo si sono diffusi in modo importante, soprattutto perché l'industria ha lavorato molto per farli diventare particolarmente buoni e appetibili. Eccoci oggi con i problemi che noi abbiamo. Mi fa piacere innanzitutto di parlare ad assemblea, ad una platea di questo genere, perché sono genitori che hanno in qualche modo già sensibilizzato i ragazzi al rispetto di alcune condizioni fondamentali, che è quello dell'attività fisica. Cioè, già è importante lavorare con dei genitori che spingono i loro figli, che fanno di tutto, che sopportano anche delle condizioni difficili, perché poi oggi, questa credo che sia una situazione di tutti, oggi molto spesso i genitori si trasformano in autisti, accompagnatori dei figli, quindi questo già fanno degli grandi sacrifici, però questi sacrifici saranno ripagati, perché l'attività fisica è alla base della salute dell'adulto del domani. È il momento del calcetto con due servizi, C1 e C2. La sconfitta interna della Futsal Avezzano con contestazioni alla direzione arbitrale, e poi il successo netto ampio della Sport Center Celano contro il Montesilvano nel campionato di C2. Una sconfitta che in casa marsicana lascia l'amaro in bocca, maturata in maniera rocambolesca e in mezzo a qualche polemica di troppo per via di alcuni torti che, a detta dei padroni di casa, la direzione arbitrale avrebbe riservato loro. Il Penne, sugli schermi in divisa più scura, ha dovuto soffrire fino all'ultimo secondo per avere ragione di un avversario che, dopo aver battuto in successione le due precedenti capolista, ci teneva a mettere a segno il prestigioso Tris. Tante reti e tante belle giocate, ma anche diversi errori in fase difensiva, soprattutto da parte degli avezzanesi, che se solo avessero regalato meno opportunità agli ospiti, forse avrebbero potuto mettere a segno il terzo colpaccio consecutivo. La cronaca si apre con un tiro di lancia che obbliga Gaetanino in angolo e sulla cui battuta ecco anche il primo gol. Fantozzi calibra bene la traiettoria e Rolando insacca al volo, incrociando verso il palo più lontano. Un destro di lancia che si spegne addosso all'estremo pennese, e al 14° è Rossetti a commettere un errore a porta vuota, con tutto il Penne sbilanciato in avanti alla ricerca del pari. Poi tocca ancora a Rolando Lancia a vestire i panni del protagonista, materializzandosi sulla linea di porta per respingere una conclusione a colpo sicuro di Nobilio da due passi. Un minuto ancora e il Penne pareggia con Da Silva, lasciato colpevolmente libero, mentre i quattro in maglia verde si spostano contemporaneamente da una parte alla ricerca dell'avversario in possesso di palla. La Futsal accusa il colpo e subisce il sorpasso due minuti più tardi. Stavolta l'errore è di Fellini, che lascia passare un pallone senza accorgersi che alle sue spalle arriva Desiderio, che impatta di prima e mette nel sacco. Ora in campo il Penne la fa da padrone e al 26° il parziale diventa di 3-1. L'assist involontario è di Fantozzi, che intercetta un pallone, ma la sfera rimane lì e Da Silva non si lascia scappare l'opportunità. Destro preciso e Montagliani è battuto nuovamente. Prima della fine del tempo la Futsal accorcia con Lancia, che insacca in diagonale su tocco corto di Fantozzi da calcio di punizione. E subito dopo c'è anche il palo di Jacobelli al termine di un veloce contropiede. E adesso la ripresa, che vede i locali partire col piede giusto e raggiungere il pareggio con Lancia, che imposta per Rossetti, che tira, ma la palla viene respinta. Lancia è lì, si coordina bene e in acrobazia mette alle spalle di Gaetanino. Gol bellissimo che strappa applausi convinti a tutti i presenti. Il Penne ora gioca col portiere in movimento e al 20° passa nuovamente in vantaggio con Nobilio, che insacca al termine di una lunga serie di passaggi.
allungano gli ospiti e sempre con Nobilio che da posizione centrale riesce a trovare il varco giusto per far passare la palla sotto le scarpe di Montagliani, vanamente proteso alla ricerca del pallone. Ma la Futsal ha in squadra quel campioncino che si chiama Rolando Lancia, che a perdere non ci sta, e al 28esimo in buca per Cervelli, che forse tocca o forse no, ma la cosa importante per i marsicani è che la palla si adagi in fondo alla rete e tutto torna in discussione. I padroni di casa potrebbero pareggiare poco dopo, ma in questa azione concitata nell'area ospite, la dea bendata si gira dall'altra parte e né Jacobelli né quelli che ci provano dopo di lui riescono a trovare il varco giusto per sbatterla dentro. E come spesso accade nel gioco del pallone, sul fischio finale arriva anche la beffa del gol che chiude la partita, segnato da Desiderio, con i locali rimasti in inferiorità numerica per la severa espulsione decretata ai danni di Cervelli. Ha vinto quindi il Penne, ma anche stavolta la Futsal non ha demeritato e forse un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Lorenzo Ippoliti per commentare una sconfitta amara, una sconfitta che brucia, un finale un po' strano. Che cosa è successo? No, niente, è successo che purtroppo la partita l'abbiamo persa. Io non mi sono mai lamentato di arbitraggi che abbiamo avuto in questo corso della stagione. Forse, a detta di tutti, ci poteva stare l'ultimo rigore sul Lancia all'ultima azione. Poi, vabbè, la partita è fatta di episodi. Oggi sono andati a sfavore nostro, però da una parte c'è la soddisfazione che le ultime tre partite le abbiamo giocate con le prime tre della classe, su 9 punti a disposizione abbiamo presi 6 e penso ci potevano essere anche 9. Qualcuno dice che avere gli arbitri di Avezzano qui ad Avezzano non è un vantaggio. Non so che rispondere. Oggi sicuramente per noi il vantaggio non c'è stato, ma ripeto, la giornata storta può capitare a un portiere, può capitare a un giocatore, può capitare anche all'arbitro. Certo, ci sono stati errori pesanti, penso che il secondo tempo soprattutto ci abbiano fischiato un fallo a favore e ne hanno commessi almeno 4-5, capita. Senti, analizziamo un attimo la partita, qualche errore di troppo in fase difensiva, qualche pallone regalato agli avversari che ovviamente ne hanno approfittato. Sì, ci hanno messo un po' in difficoltà quando giocavano con il portiere e giocavano anche di continuo, un modo anche particolare, però è stato efficace. Palle regalate, effettivamente abbiamo avuto un 7-8 minuti soprattutto al primo tempo di blackout. Ci sta, la squadra è giovane, ci può stare, però ripeto, da parte mia c'è la soddisfazione che oggi in mezzo al campo abbiamo visto che tutto questo divario non c'è assolutamente. Quanto vale questa squadra, la Futsal, senza Rolando Lancia? Rolando è un giocatore fondamentale per noi, però come lo sono tutti quanti, certo lui è quello che ci deve dare quel qualcosa in più e adesso che sta riprendendo la forma ce lo sta dando, però diamo merito a tutta la squadra che è veramente composta da ragazzi bravi, educati e soprattutto attaccati a questo gruppo. C'era l'espulsione alla fine? Non ho saputo quello che è successo, me lo faccio spiegare adesso. Mi sembra che il nostro giocatore Cervelli abbia detto qualcosa all'arbitro, un'offesa leggera, adesso me lo farò dire. Comunque, ripeto, poi insomma mancano 3 secondi alla fine, il cartellino si poteva anche evitare. Reduce da un tris di partite semi infruttuose, lo Sport Center cerca di riprendere il cammino verso una vetta ormai lontana contro l'ennesima espressione della città del calcio a 5, Montesilvano. Il match si presenta come non impossibile per le potenzialità castellane e il campo confermerà questo pronostico. Prima azione degna di nota al settimo, Monzarrolli alla botta sotto il 7, deviata da Gamfili. Si gioca subito ad una porta sola e al 12esimo Tobia Paris, sempre capace di fare la differenza, recrimina per un palo. La rete è nell'aria e si palesa al 19esimo quando a pizzicare è Cotturone che spalanca le porte della vittoria ai suoi. Passano 9 minuti e i celanesi concedono il bis con Tobia Paris smarcato al centro al piattone vincente. Partita in discesa per i padroni di casa che in chiusura di tempo triplicano. Il fallo da rigore è su D'Andrea, ma sul dischetto va Zarroli che spiazza e fa 3.
Passiamo quindi alla ripresa che vede l'Olympique giocare con il portiere in movimento senza risultati apprezzabili però. Tranne che al secondo quando D'Orazio spara una pigna di rabbia in piena trasversale. Sul capovolgimento di fronte lo Sport Center fa poker con la staffilata di Giulio Paris. Si gioca ormai da parecchio per onor di firma e al tredicesimo Lumacone, prima di farsi cacciare dall'arbitro, recrimina per un palo scheggiato. Al ventiquattresimo invece Cotturone concede il bis personale. Un giro di lancette per l'Olympique arriva un altro beffardo legno. Nemmeno la soddisfazione della rete della bandiera per Paulita. La rete arriva invece per Giulio Paris al ventisettesimo ed è il 6-0. Echi di Camp Nou al palazzetto di Via della Torre, ma l'Olympique riesce a fare addirittura peggio e in chiusura subisce la rete del 7-0 da un Torrelli in beata solitudine. Dopo partita con Torrelli e Gianni estremamente soddisfatti, direi, partiamo con Torrelli. Sì, sì, certamente è stata dopo tre risultati che non ci venivano a favore. Un punto in tre partite. Sì, non lo sottolineiamo, insomma. No, va bene, allora, scherzavo, non me lo ricordo, scherzavo. Sì, sì, si gioca, si gioca. Sì, certamente, dopo una serie un po' così negativa, siamo tornati alla vittoria con una squadra che, diciamo, dal punto di vista della classifica non è che sia in alto, ma ha dimostrato perlomeno nel primo tempo di essere all'altezza di quella che è la C2 e ha dimostrato anche di saperci tenere a bada in casa a Celano, qui dove non è facile per nessuno, insomma. Allora, è un campionato abbastanza squilibrato. Innanzitutto ti chiediamo come stai, reduce da un infortunio. No, bene, bene, abbiamo recuperato, adesso ricombattiamo la squadra e proviamo ad andare avanti e raggiungere quelle posizioni che forse meritiamo. Anche perché era la prima partita che abbiamo giocato quasi al completo, ancora non giochiamo una partita con la squadra al completo. Ecco, appunto, ti dicevo poco fa, è un campionato discretamente squilibrato, quindi aver perso queste partite, questi punti, forse, come dire, almeno per il primo posto, visto il trasacco, le vince tutte. Beh, sicuramente quest'anno forse c'è l'outsider che è proprio trasacco, perché forse c'è un po' più di esperienza rispetto agli altri giocatori di categoria superiore. Sicuramente dobbiamo puntare comunque almeno ad arrivare ai secondi, perché il trasacco forse farà corsa a sé. Le altre squadre penso siano tutta la nostra portata. Allora, in linea di massima quest'anno non dovrebbero emergere fregature per le marsicane, in vetta si è inserita solo un'extra marsicana, dietro invece sono tutte extra marsicane tranne il San Vincenzo di Sergio Di Cintio, non a caso, insomma, non è. A parte le battutacce, un nome per la seconda che sale, perché Trasacco secondo me è andato. Beh, un nome non lo so, io sono pure abbastanza scaramantico, quindi non è che faccio i nomi e se qualora dovessi farne uno di certo non farei il nostro, come tu ben saprai. Diciamo che le favorite ai playoff siamo noi, la Pro Calcetto, vabbè, Trasacco. L'Orione è secondo. L'Orione, oh, vabbè, assolutamente. Partiamo dalla classifica dell'anno scorso che ha visto comunque le marsicane giocarsela. E vincere le Aquilane. Purtroppo sì, purtroppo abbiamo peccato in qualcosa noi l'anno scorso, però abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, come lo siamo d'altronde quest'anno e come lo dimostreremo da qui a fine stagione, non la daremo facile a nessuno. Allora, Piero Ianni, avevo una domanda tagliata per Walter Di Domenico, quindi tu fai il Walter Di Domenico della situazione. In settimana è stato deciso che l'organico della C2 il prossimo anno rimarrà a 14 squadre, mentre la C2 tornerà ad essere a 14 squadre per girone. Sei d'accordo con questa scelta? La ritieni logica? Io sinceramente no, perché a vedere i campionati delle ultime due stagioni ci sono sempre dei campionati dove ci sono 3-4 squadre che sono di un alto livello e dietro c'è un abisso. Io farei una C2 unica a 16 squadre per livellare il campionato e non arrivare da febbraio in poi che si gioca solo per non retrocedere. Sei d'accordo e non sarebbe opportuno magari spalmare la riforma su 2 o 3 anni, perché tagliare di netto 8 squadre da 24 a 16? No, su questo sinceramente non lo so e non mi sono fatto un'idea, quindi evito di esprimermi. Però sono d'accordo sul fatto che dice Piero di livellare il campionato in un unico girone, almeno
Vabbè, anche solo quest'altro anno, vabbè, fra 2 anni, non so, vabbè, io non decido, per fortuna o purtroppo. Torelli, io ti dico come la penso al volo. Secondo me c'è la necessità di ridurre un po' il numero, quindi una delle ricette da prendere in considerazione è quella di Piero, perché la Serie D è diventata un torneo parrocchiale, con rispetto parlando. No, non seguo nemmeno la Serie D, non la seguo, però allora, sono 10... si tornasse alla vecchia C2 di una volta, che io ho fatto e che mi piaceva parecchio. Ogni partita non si sapeva mai la favorita, diciamo, a parte qualche squadra come fu ai tempi, però sì, sono favorevole. Se spalmarlo meno, non lo so, non sono il riformista della situazione. Perfetto. Io Piero, dicevo, prova a dire al tuo collega che la Serie D ha 10 squadre, 10 società, ma 3 sono fuori classifica. Pure questa cosa delle fuori classifica alla sono fine, seconde squadre azione, ma solo una questione di interesse per loro. Non faranno mai una C2 a un girone solo, proprio per questo, perché è una questione di interesse. Un conto sono 16 squadre, un conto sono 28, quindi fino a quando sarà una pura questione economica non crescerà mai. Questa maglia a tratti ambigua con questo lupo bianco-verde? No, infatti abbiamo richiesto la vecchia divisa, quella col lupo bianco-rosso. In compenso però i colori sono quelli del Brasile. Sì, sono quelli del Brasile, ma il lupo è quello del Celano, dello Sport Center da 11 anni a questa parte, che rappresenta, è presente in questa categoria e lo sarà, speriamo, ancora per poco. Beh, non intendo poche parole, insomma. Lo auguro, insomma, le possibilità ci sono, ripeto. Allora, chiudiamo come abbiamo iniziato, un punto in 3 partite, cosa è successo in queste 3 partite? Come diceva Piero, abbiamo avuto degli infortuni da 1 mese e mezzo a questa parte, anche abbastanza rilevanti ed importanti, ma un po' di inesperienza che comunque, ed abbiamo anche avuto il calendario che non ci è stato a favore, perché abbiamo affrontato il Nobel Boys fuori casa, che comunque hanno un campaccio e sono anche una squadraccia. Il Don Orione l'abbiamo recuperato alla fine, e l'ultima contro Carzoli, a Carzoli, non è mai facile per nessuno, lo sanno tutti, è una squadra ostica per tutti. Noi purtroppo abbiamo perso qualche punto, ma non demordiamo e puntiamo comunque a fare il meglio per tutto il campionato e ci crediamo fino alla fine per fare il meglio possibile, insomma. Chiudiamo con Piero, un argomento pruriginoso, oggi si è giocato alle 16:30, diciamo che lo Sport Center viene collocato quando fa più comodo, non è il massimo. Beh, su questo siamo un po' delusi, perché comunque abbiamo creato un movimento da 2 anni a questa parte, ed essere messi sempre all'ultimo posto, viene prima, non lo so, il taekwondo, poi lo sport nuovo, hockey su prato, che non ho nemmeno idea di come si gioca, e alla fine veniamo sempre noi. Nonostante questo abbiamo un buon seguito, i tifosi ci seguono e ci sostengono, quindi non fa niente, o alle 2, alle 3, alle 4, noi pensiamo solo a giocare. Ultimo servizio, il nono di questa lunghissima puntata, parliamo di pugilato. C'è un giovane marsicano, Marco Di Gianberardino, che sta avvicinandosi pian piano al titolo nazionale. Siamo andati a trovarlo in palestra e con lui c'era anche Bruno Cairoli. Tre settimane fa, esattamente da questo posto, abbiamo ripreso e trasmesso poi il match di Marco Di Gianberardino, che sta pian piano salendo la scala per arrivare al titolo nazionale. Si sta continuando ad allenare, ora lui si è fermato un attimo per questa intervista, e siamo anche con Bruno Cairoli, che è il vicepresidente della società sportiva che sta curando gli interessi di Gianberardino. Allora, fra una settimana tu partirai per andare verso Milano, per fare che cosa? Dovremmo incontrare uno sfidante, Dedov, che le semifinali dobbiamo fare per questa Leganeo Pro. Sei pronto? Sì, siamo allenati duri, mi sento pronto e sì, stiamo prontissimi. Senti un po', in questi 20 giorni dopo il match,
Che cosa hai fatto? Ti sei riposato qualche giorno o hai ricominciato subito? Ho ricominciato subito l'attività perché i tempi erano stretti e quindi ho dovuto subito ricominciare con l'allenamento. Tutti i giorni? Sì, sì, tutti i giorni, tutti i giorni. Non ti viene la nausea se non ti fermi mai? Non senti il bisogno di riposare? No. Me, ogni volta che mi alleno mi piace sempre di più. Però, meno male. Bruno, state lavorando per portare lui al titolo. Come pensate di arrivarci? E soprattutto, conoscete questo avversario, il prossimo, quello della settimana prossima? Sì, allora il ragazzo Marco si è preparato bene, perché tra l'altro Marco, ci tengo a precisare, è un ragazzo serio, si allena, lavora, si allena sia la mattina che la sera, coadiuvato dal maestro Rosini, seguito dal maestro Rosini, che oramai è diventato un'icona degli insegnanti della zona, e nonché la preparazione atletica gliel'ha fatta il tecnico Enrico De Nicola, l'insegnante Enrico De Nicola. E lui è preparato benissimo. L'avversario è un buon avversario, è un ragazzo solido e aggressivo che viene dentro, tecnicamente è superiore a mio avviso Marco Gianverdino. Penso che è un match difficile perché è una semifinale al torneo Italia, quindi qualsiasi cosa, insomma, io vedo favorito Marco. È chiaro, poi là il ring è sempre quello che è. Comunque si è preparato bene. Senti, torniamo un attimo al match che hai disputato qui 20 giorni fa. Allora, io sentivo, ho fatto la telecronaca con uno che il pugile lo ha fatto, e tu sai, contestabile Giampiero, e sentivo che ti dava anche lui dei consigli, perché poi sai, quelli che stanno a bordo ring parlano tutti quanti, ognuno capisce qualcosa, tutti i commissari tecnici in Italia siamo così, e ti diceva dopo magari un attacco: non ti fermare, muoviti, gira. Tu riuscivi a sentirlo? Io quando sto sul ring sento molto l'angolo, tante azioni non l'ho potute fare per via del... mi ha fatto male una spalla sinistra, in fase di allenamento mi sono fatto male, abbiamo recuperato e quindi tanti sinistri non uscivano, però abbiamo gestito bene l'incontro. Ecco, quello che ti diceva Giampiero qui, diciamo a bordo ring, anche se non faceva parte del tuo staff tecnico, era giusto, era corretto? Sì. Là dovevo mettere più sinistri, che avevo il problema e non sono usciti per questo motivo. E poi devi riattaccare alla fase dell'avversario, insomma. Beh certo, poi parlare è facile, poi metterlo in pratica è tutt'altra cosa, Bruno. Però ecco, dicevo, sono suggerimenti validi, no? Perché d'altronde uno che è arrivato dove è arrivato Giampiero qualcosa capirà pure. Sì, ho sentito la telecronaca di Giampiero e sì, sono stati dei suggerimenti tecnici validi. E Giampiero, ripeto, è stato un pugile che noi conosciamo tutti quanti, un ottimo pugile, campione italiano professionista, campione unione professionista, dilettante, è stato un ottimo dilettante. E quindi a occhio, adesso ha intrapreso anche la strada di arbitro e quindi è una persona che comunque sia a occhio e riesce a capire, a inquadrare l'incontro. I suggerimenti che ha dato sono a mio avviso sono giusti. E io ripeto, Marco è un ragazzo che tecnicamente è bravo, ha una buona velocità, ha anche una buona potenza, è abbastanza preciso, quello è importante perché la precisione può dare la botta risolutiva. E a mio avviso lo vedo leggermente preferito in questa semifinale difficile, ve lo dico subito, la semifinale difficile, ma io confido nel ragazzo. Da 1 a 100? Io do un 60, un 60, 55, 60 al nostro. Lo accetti? Sì. Lui deve sì. Io ce la metterò sempre il più che posso, sto preparato e sono convinto che ce la devo fare per forza. Un'ultima cosa, la chiedo a te, il pasto prima dell'incontro qual è per un pugile? Ma io mangio molto, non mangio mai pesante, mangio leggero, a volte mangio poco riso, leggero.
Col peso ci stai? Sì, sì, sto preciso. Oggi ho fatto 66 kg, la categoria è 66,7, quindi ci stiamo. L'ultima per te, ai punti o prima? Ma il match prima si finisce e meglio è da parte nostra, e speriamo che sia un bell'incontro e che vinca Marco. L'unica, ecco, una cosa, ci tengo anche a colgo l'occasione per divulgare un attimo l'attività che noi abbiamo fatto. Ti rubo soltanto un minuto. In quest'anno noi abbiamo fatto una buona attività agonistica sia con i dilettanti che con i pro professionisti. Con Marco stiamo rilanciando il professionismo qua da Avezzano, e con i dilettanti abbiamo fatto belle cose. Abbiamo fatto un campionato regionale, abbiamo vinto, abbiamo un ragazzo Ippoliti due volte convocato in nazionale juniores, un ragazzo di 15 anni, abbiamo Michetti campione abruzzese e un altro ragazzo lo stesso che sta andando bene. Abbiamo Davide Aceto che si applica sia nella box che nell'MMA, e nell'MMA è allenato dal bravo Massimo Ciani, e anche altri ragazzi tipo Trono, un veterano della box dilettantistica. Abbiamo una nuova promessa che è Amiconi, che sta iniziando, ha fatto qualche incontro anche adesso. Abbiamo De Angelis, insomma, abbiamo diversi belli elementi. È una struttura la nostra che oramai va avanti da 30 anni, penso. È stata fino a un anno fa centro tecnico federale della nazionale, poi per i vari problemi di tagli alla spesa pubblica, quindi è stato tagliato anche questo, è rimasto soltanto Assisi. È una realtà la nostra fatta di passione, diretta da circa 30-35 soci sostenitori e un consiglio direttivo che veramente è tutta situazione a remissione, però ci fa piacere. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'amministrazione comunale e l'assessore allo sport architetto Matilli, che insomma spesso ci incoraggiano, ci aiutano anche in questo sport. Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima diamo il solito rapido sguardo al programma calcistico della prossima settimana. Nel campionato di Serie D l'Avezzano giocherà a Scoppito, fuori casa contro la Miternina. Invece nel campionato di Eccellenza, in casa il Paterno contro il Miglianico, in casa anche il Capistrello contro il Pineto, fuori casa il Celano contro il Cupello. È tutto anche per questa lunga puntata, 9 servizi sono tanti. Grazie per la cortese attenzione a tutti voi, arrivederci, a domenica prossima.